Paolo e Rita sono molto diversi. Lui è un onisco e lei una lucciola. Lolo ha una corazza forte e resistente. Rita invece è leggera e delicata. Di lui dicono che è il re del camuffamento. E di lei che brilla come nessun altro. Lolo è molto pratico, sta sempre con i piedi per terra. Rita è fantasiosa e vola veloce nell'aria. Lui ha sempre tutto sotto controllo. A lei piace di più improvvisare. Lolo la trova sincera e divertente. A lei, lui sembra indipendente e misterioso. Lolo e Rita capiscono di essere molto diversi, per questo si piacciono. Però all'improvviso, un giorno, a Rita pare che la corazza di Lolo sia troppo dura. E a Lolo pare che Rita brilli troppo. E gli sembra anche che voli troppo veloce. E a lei che lui voglia avere sempre tutto sotto controllo. Ora Lolo pensa che talvolta lei sia troppo sincera. E Rita che lui sia troppo indipendente. Lui si chiede se Rita non sia esageratamente spontanea. E lei è stanca di tanto mistero. Lolo e Rita capiscono di essere molto diversi. Per questo non si sopportano. Così, all'improvviso, un giorno Lolo prova ad ammorbidire un po' la sua armatura. E Rita cerca di non essere sempre la più brillante. Lui ha fiducia e si lascia condurre una volta su 20. E Rita riduce un po' il ritmo del volo. Rita impara a rispettare i suoi momenti di indipendenza e di mistero. A Lolo torna a piacere la sua capacità di improvvisare. Adesso Lolo e Rita capiscono che, anche se sono tanto diversi, si piacciono molto.